ci sono persone che nascono con una missione. Persone che capiscono molto presto che i loro desideri più profondi, più intimi, stanno molto vicini ai desideri delle persone intorno a loro. E a quel punto la loro missione è quella di rendere felice la loro comunità. Alcune di quelle persone diventano sacerdoti, rockstar, capiclasse o capipopolo. Altre invece si candidano e diventano sindaco. Spilamberto è una cittadina in provincia di Modena di quasi 13.000 abitanti e Umberto Costantini è il loro giovane sindaco. Sono Matteo Caccia e in questa serie racconto le storie di 10 persone e 10 luoghi legati in modo vitale, imprevedibile ma necessario, come fossero destinati l'una all'altro. Noi diamo l'opportunità, ah, ecco. Perché il signore ci conosce già da anni, possiamo anche attraversare. Così? Su, prima deve prendere il via. Ok. È questa? Sì. Vai. Lasciala correre. Su. Così. Tira pure. Proprio festa, eh? È proprio festa. Oggi è festa. Bisogna piegare le gambe. Ognuno ha il suo metodo, secondo me. Secondo me ognuno ha il suo metodo. È la prima volta in vita mia che suono delle campane. Vedi? Sulla Treccani c'è scritto che Spilamberto è un paese di gente strana. E io dico che è così. Strana però nel senso di straordinaria. Quanti abitanti ha Spilamberto? Quanti abitanti ha? 13.513. Siamo persone aperte che hanno tanta generosità. Questo vuol dire essere innamorati della propria comunità. Li chiamano, sono detti gli umarelli. Gli umarelli e sente Spilamberto. Allora come sindaco tu non puoi essere altro che il più alto rappresentante di questo spirito. Io con orgoglio posso dire di essere tesserato come umarelli. Una persona strana, se vuoi, però innamorata della propria comunità. Questo è la sede del comune, è l'ufficio del sindaco. È la casa della comunità ed è anche l'ufficio del sindaco. Prego, ti faccio strada. Grazie. Benvenuto. Veniamo da anni di grande antipolitica, no? Cioè, c'è stata un'onda molto forte che ha allontanato un po' le persone dalla politica, per cui la parola politica è una parola malata in questo paese. Mi difendi la politica? Mi dici due cose per difendere... Ma la politica per me è una forma di amore. E io ho iniziato perché amo profondamente la mia famiglia, i miei amici, sono cresciuto negli scout, nella parrocchia, nel partito, ed è una sorta di cerchio, no? Poi dopo c'è una visione, come dire, di amore platonico, nel senso che dopo capisci che per fare il bene della tua famiglia, dei tuoi amici, delle realtà che conosci, devi prenderti però cura di uno spazio più ampio. E allora mentre te le prendi cura ti innamori anche di questo spazio più ampio. Ci sono persone e problemi, disagi che io prima non conoscevo perché sono stato molto privilegiato nella mia crescita. E poi però allora prendendotene cura ti innamori anche di questi. Allora capisci che la politica è lo strumento per prendersi cura e fare il bene anche di questo cerchio più ampio. E così a macchia d'olio. Che io sia sindaco si deve al fatto che questa comunità è una comunità veramente molto avanti, perché comunque ho eletto un sindaco 26enne all'epoca, afrodiscendente da parte di madre, ma non è somala, e gay dichiarato e comunque con idee progressiste dichiaratamente di sinistra in stagioni in cui magari questa non era certamente la cosa più favorevole. Qui ritorniamo alla Treccani che dice che gli spilambertesi sono strani. O straordinario. O straordinario. Ma
Per Umberto il sindaco non è poi tanto diverso da un capo scout, dal capitano di una squadra, dalla figura di un padre, una madre o un fratello maggiore. Buongiorno, buongiorno. L'amore e la cura che lui prova per la sua comunità sono gli stessi che prova per il suo gruppo di amici o la sua famiglia. E la storia della sua famiglia racconta molto della storia di Umberto. Questa è la scatola dei ricordi elettorali. Sì, questo è lo scatolone dei ricordi. Tutto è cominciato da qua però, no? Questo è il manifesto delle primarie del marzo 2014. Eri un ragazzino, 26 anni. Sì, sì. Questi erano gli appuntamenti, pranzo per autofinanziarsi, l'aperitivo con il candidato. Assolutamente, all'Arci ovviamente. Questo invece che cos'è esattamente? Questo è il mio, diciamo, è il mio diario di bordo. Febbraio-maggio 2019, una storia diversa, elezioni comunali Spilamberto 2019. Sono i tuoi appunti? I miei appunti di viaggio. Cambiamo il futuro era per le primarie sempre. Sì, perché tutti dicevano che il futuro era segnato, il futuro doveva essere lei, il futuro della continuità. Okay. Cambiamolo. Certo. Nel 19 invece la situazione, diciamo, nazionale era molto diversa e quindi l'abbiamo chiamato una storia diversa. Storia diversa perché tu hai una storia diversa rispetto a quello a cui siamo abituati in questo paese, per un politico, ma forse anche per un cittadino, no? Beh, perché proprio quella era una stagione dove la destra aveva assolutamente grande vento in poppa e, citando De André e Pasolini, io non ho mai fatto segreto di chi sono. La nonna materna arrivava dalla Somalia. E come si chiamava? Chi era? Nuria. Pastora di capre dell'entroterra somalo, infibulata. Lei scappa, conosce mio nonno e avranno tre figli. In Somalia questo? In Somalia. Poi dopo verrà in Italia. E poi la cosa fortissima è che quando ho vinto le primarie mi ha chiesto: ma chi è, di chi è la tua vittoria? Io ho detto a mia nonna. Il giorno dopo vado verso casa e mi dicono che la nonna sta male. Arrivo ed è morta. Io non lo sapevo, ma erano due giorni che lei era in fin di vita. Divento sindaco e mi arriva la sua cittadinanza. E lei non solo non c'era più. Non c'era più. Ma era tua nonna. Però era mia nonna, per quello poi alla fine, dopo aver pianto, ho sorriso. Un suo nipote è un rappresentante della Repubblica Italiana. E questo perché è possibile? Perché qualcuno, all'epoca di quando lei è nata ed è cresciuto nella stessa Italia, dove c'erano le leggi razziali addirittura, beh, quel qualcuno, Togliatti, De Gasperi, Lelio Basso, hanno sognato un'Italia che ancora non c'era, ma che sarebbe potuta essere. Andiamo a prendere le chiavi. C'è una stanza delle chiavi? Sì, cioè praticamente è una cosa meravigliosa che quando sono stato proclamato sindaco, dopo poco mi ha fatto vedere questo pannello dove ci sono tutte le chiavi del paese. Quindi però devi sapere a che numero corrisponde cosa. Assolutamente, quindi c'è questa piccola fila. Vabbè, municipio tutte le chiavi. Il Torrione è quello... Il Torrione è quello medievale. La piazza, beh, biblioteca. Prendersi cura delle persone significa prendersi cura dei luoghi in cui le persone vivono e lavorano. O hanno lavorato. La SIPE è una vecchia fabbrica alle porte della città. È una fabbrica proprio di bombe, mine navali. Il suo nome sta per Stabilimento Italiano Prodotti Esplodenti. È un sito molto, molto inquinato, quindi vogliamo ridargli vita, stiamo cercando di bonificarlo per andare a capire che cosa c'è nel sottosuolo e andare a pulire. Questa è stata una componente che è stata all'interno delle famiglie della nostra comunità veramente da decenni, perché comunque qua ci lavoravano tantissimi spilambertesi, ma anche da tutto il resto, di là c'è Savignano, poco distante c'è Vignola. Parlavamo di quante arrivavano. Migliaia di persone che ci lavoravano. Ah, almeno 2.500.
Beh, ma che roba. È dismessa da parecchi anni. E così come la natura, se lasciata agire, si riprende i suoi spazi, anche gli esseri umani hanno iniziato ad utilizzare quei muri non per fabbricare armi, ma per produrre arte. E quindi a un certo punto questo è diventato un luogo in cui gli artisti venivano, sì. Cioè si è sparsa la voce. Cioè si è sparsa la voce il fatto che c'era questo spazio, che peraltro cioè, secondo me sono opere bellissime, raccontano bene il fatto che gli spazi poi diventano di chi li usa. Girando con Umberto per i luoghi della sua comunità, finiamo in un posto che in fondo è molto privato e per lui è molto importante. Umberto, mi dicevi che questo è un po' un posto in cui vieni quando hai voglia di stare da solo e pensare. Sì, qua proprio è il luogo della meditazione, il pensatoio lo chiamo. Qua ci ho ragionato tante volte su questioni d'amore, che mica c'è solo la politica, no? Beh, è una forma di amore, dicevi. Assolutamente. Però c'è un amore più privato, probabilmente, meno sì. Pubblico. E poi sì, ragionando anche sul paese, su Spilamberto, e pensando anche al fatto che questa è, che si vede intorno a noi, è una, è un insieme proprio di comuni che si fa fatica a distinguere il confine fra l'uno e l'altro. E quindi io li ho sempre vissuti un po' come fossero tutti un'unica cosa. E che pianta è questa? Che albero è? No, questa è una quercia, questa ne sono sicuro. Corteccia, chiaramente una quercia, e anche le foglioline. Non so invece quale sia la specie di quella più grande. Perché sono due piante diverse. Sì. Sì. Credo quindi che questa, quella sia nata. Questa capacità di riconoscere le erbe, le piante, i fiori, arriva dagli scout. Beh, sì. Quindi scout impari a osservare quello che ti circonda, impari a dare un nome alle cose. Non è poco. Anche alle stelle. Sì? Sì, questo è meraviglioso. Ti senti amato, ti senti all'interno di qualcosa di più grande che riesci a nominare. E quindi ti senti in confidenza, ecco. E cos'è che ti piace ancora oggi dello stare con gli scout, dello stare con i ragazzi? Il fatto che tu non puoi sapere che cosa diventeranno, come diventeranno. E quello che puoi fare è riempirli d'amore e puoi solo immaginare quello che potranno fare loro. E questo è incredibile perché lo vedo tuttora quando giocano, quando corrono, quando si vede chiaramente che si vogliono bene. Ecco, questo cioè, per me è uno dei traguardi più grandi. Che cos'è comunità? Comunità è allargare i confini del privato per renderlo pubblico. È impegnarsi per la propria gente partendo da un nucleo molto intimo, molto personale. Comunità diventa identità quando, come accade per Umberto, ci ricordiamo che occuparci degli altri e occuparci di noi. We're talking about what masses and lives have become.